Sei Rec, siamo tornati a Roma e mi sono accorto che non ho mai fatto un video sulle migliori pizzerie a Roma. Ho fatto quello delle pizze in teglia, ma non ho mai fatto le pizze napoletane o comunque le pizze. Cioè io non ho mai fatto le pizze d'onda a Roma. Comunque non so l'ultima di scappare di casa, le pizzerie a Roma mi piacciono, ho girato tantissime pizzerie e oggi ne andremo a vedere tutte quelle che non l'ho girato. Perché? Vi metto in lista, perché ho già girato un video in realtà, non sul mio canale, su un canale segreto che non vi dirò qual è. Ho girato 180 pizzeria che sta in zona Centocelle, ci ho mangiato e vi devo dire che come pizza romana probabilmente una delle più buone che ho mangiato, quindi non pizza in teglia ma pizza tonda romana. Poi ho visitato Seu Pizza Illuminati, super famosa, super premiata, una pizza un pochetto gourmet, quindi non una pizza napoletana, una pizza un po' più costosetta, più attenti diciamo anche alle combinazioni di sapori con roba un po' più altolocata, buona, preferisca napoletana. Poi c'è un'altra pizzeria che è un po' sofisticata ma allo stesso tempo rimane la cultura della pizza napoletana, che è Quintili Pizzeria. Quintili è un amico, non lo metterò in questo video, ma è buona. Per me Quintili è lo scalino da superare oggi, cioè se superiamo Quintili vuol dire che abbiamo trovato una buona pizzeria napoletana a Roma. Oggi siamo su via Appia Nuova alla pizzeria di Angelo Pezzella. Questa qui, vari articoli, mi sono letto un po' di roba online, sembra dalle foto una buonissima pizzeria napoletana e ammettiamo che qualcosa di pizza comincio a capirci. La sto anche cucinando a casa ma non vi farò vedere ancora nulla fino a quando non diventerò bravo. Sull'articolo che ho letto su sta pizzeria c'è scritto: se c'è un amico napoletano che non crede che c'è stata una pizza napoletana buona a Roma, o ti porta qua e o ti fa sta zitto. Quindi io mi sono portato un amico napoletano, prego, venga amico napoletano. Uè, ciuz! Napoletano doc. Siamo con Emanuele, Leonardo ed Emily. Nessuno parla perché ho solo io il microfono. Vediamo se Emanuele è esperto. Come vedi che è la pizza napoletana? Perché c'ha questo alto e quella bassa. E poi? Ma scusa, Marvi del tuo diccio di luce. Cioè spiegalo che ha 70% di idratazione ed ha 30 ore di lievitazione. Non dirò nulla, voglio vedere le vostre reaction e sentire cosa dite. Delicatissimi, mi piace un botto. Per Emanuele è buona. È pure buona. È buona? È proprio fresca. Fresca. È fresca. A me pare caldo. Pure a me. Io dico che è una pizza da 7,5. Pomodoro, olio, basilico e mozzarella, buonissimi. L'impasto non apprezzo così tanto. È colpa tua che me ci porti a provare queste pizze buone. È via Los Angeles. A 100.000 like porto Emanuele a Los Angeles. Mi piace sta cosa. Non lasciate like. Signor Leonardo Cristallino ha mangiato qualcosa come 20 pizze al giorno con me a Los Angeles. Allora, è buona perché è una buona pizza. Però c'è tipo, è tipo quelle cose che dici mangi e fai, però c'è qualcosa che non so definire cosa. Meglio di molte altre pizze, ma allo stesso tempo non tanto buona quanto un sacco di pizze che abbiamo mangiato a Los Angeles. Se dica, la pizza a Los Angeles è più buona di quella di... Abbiamo una pizza con base bianca, quindi senza pomodoro. Sta pizza è proprio bella, per motivo. Perché c'è la rossa. Vaffanculo. Allora, intanto è un po' soft and crunchy, sta la cotta di più. Base bianca, mozzarella, fior di latte, datterino giallo, basilico e nduja calabrese. Sembra la fine del mondo. È buono. Prego, signorina. Molto, molto buona, anzi. C'è un botto di pomodoro. Intende pomodoro giallo? Sì, esatto. Anche l'anduja si sente, ma non è eccessiva. L'impasto mi sembra cotto leggermente di più, vediamo. La combo è vincente. Cioè non è un gusto che dici minchia quanto è particolare. È buona, ma la combo di ingredienti sopra non mi ha soddisfatto tanto quanto la margherita. Quindi gli do meno della margherita. Gli do un 6 3/4. È una signora pizza napoletana. Crema di zucca, provola, pancetta di maialino nero e scaglia di parmigiano. Chiari, madonna, che scena. Che scena, bruttissimo. È buona? Amore, vuoi provare? È il tuo turno. La crema di zucca messa in maniera diversa, cioè è poca e cotta, quindi si appiccica l'impasto. Perché sennò a volte rischia di ammosciare l'impasto. Vediamo un attimo. Signorina, la vedo godere. Il parmigiano con il prosciutto, dare una botta atomica. Dove sta il prosciutto? Il prosciutto. Okay. Viene smorzata dalla zucca. Ma a me piace un botto. Tra tutte la mia preferita. Quanto cotta è buona. Stiamo mettendo in conto che questa è la pizza da battere. È ai livelli di Quintili. L'impasto è sempre lì il problema, l'impasto, ma che non lo so, non mi convince, mi manca qualcosa, ma sono almeno cose soggettive, sto a cercare la perfezione, no? Ma sta combinazione qua, a provo, la pancetta, sono proprio troppo buone. De meglio qui è difficile. Ovviamente quando ti riconoscono un posto, aggiungono cibo. Questa è colpa tua. Ti guardano in faccia, capiscono che c'hai fame, non sanno che stiamo a far giro tutte le pizzerie di Roma e quindi ci mandano le frittatine. Un altro, portacci vostra, questa fa dieta.
Allora, bufa. Senti che l'uovo si sente poco. L'interno è la fritta di là. È buona, punto. Posso dire una cosa sincera? A me piace più l'impasto morbido, quindi quello non super fritto con la panatura. Mi piace più l'impasto, quello pastellato, morbido. A me piace. A te piace tutto stasera. Passiamo la nostra montanara con genovese napoletana. Stracotto di manzo con cipolle, cotto per 8 ore se non sbaglio, ha detto. Un po' più buono della frittatina. Un po'. Non troppo. Un po' più buona la frittatina. Emanuele approva. Quindi come tutto in vita sua. Ho chiesto allo chef Angelo di fare delle clip in cucina. Ciao. Molto piacere. Ah, stai giusto. Volevo vedere come faceva la pizza. Devi sapere che sto diventando un pizzaiolo, non è vero, però sto a fare la pizza a casa, piano piano. Guarda che te la faccio, è vero io. La facciamo. Ciao, ci sto. Spicy peperoni. Non mi permetta per questo. Olive oil. 2 secondi on the top. 1, 2, 3. Ok. Guardate, è bruciato. E l'abbiamo pure bucata. No, l'ho bucata. Deciso di andare. Vediamo così. 2, 3. Ho fatto un paio di pizze nel mentre. Ma quante? Tutte per noi? No, questa è per noi. Questa è già la mia pizza? Impasto e ingredienti sono uguali. Se mi vedete sudato è perché era veramente caldo quel forno. Ma brucia tu sei? In quel salame piccante italiano è almeno 14 volte più buono di quello americano. Buonissimo. Che l'olio che gli lascia il salame piccante mi fa impazzire. C'è una cosa che non si dice mai nei video, che la pizza buona si assaggia, quindi è buona a tavola, quello che ti pare, ma la senti anche dopo. Quanto sei pesante quando esci, come stai la notte, tutto quanto, se è salata. È molto importante questa cosa e non si dice mai. Prezzo finale, le pizze, parliamo di pizze, sono 9 euro l'anduglia, 10 euro quella con la zucca. Mazzo e solo. 7 la margherita. Non è il prezzo napoletano, ma il prezzo è cresciuto pure a Napoli comunque. Giusto per spiegare, siamo andati e abbiamo pagato pure noi tanto a Napoli. Comunque, prezzo super onesto. Voto finale alla pizza. Ho parlato anche col pizzaiolo alla fine, sono stati gentilissimi. Lui mi conosceva, mi conoscevano tutti, quindi mi hanno trattato super bene. A prescindere però la pizza era buona. E se dovessi trovare un difetto è che per me l'impasto classico, così napoletano verace, è sicuramente una delle più buone veraci napoletane che ho mangiato a Roma, ma preferisco l'impasto del cornicione quando è un po' croccante all'esterno e morbido dentro, pieno di bolle, bello gonfio, forse lo preferisco, ma per quanto riguarda gli ingredienti e tutto il resto, veramente top. A mio gusto personale do un voto di 7,5 alla pizzeria finale, forse calcolando anche che costava così poco, 8. E passiamo alla prossima pizzeria. Ho portato alla Gatta Mangiona. Questa qui è la pizzeria che nel 1999 ha detto: io voglio aprire a Roma una pizza gourmet. Quando tutti dicevano la pizza è povera, la pizza c'è poca roba, la pizza è di Napoli. Seconda pizzeria di oggi, andiamo a provare. I cani non possono entrare perché c'è la gatta dentro, no? Ti sei accorto di qualcosa? Che è pieno di gatti. Ogni squallo ha un gatto. Sono deciso. Allora, guarda, prendiamo una margherita semplice, una gatò e quella di Natale. Pizza di Natale, San Marzano, datterini scottati, anguilla affumicata, pecorino sardo e menta. Da quel poco che sono riuscito a vedere, la pizza è molto sottile, sembra più una romana che una napoletana. Ha un suo stile, bisogna vedere se poi effettivamente sarà buona, leggera e piacevole da mangiare, se tutti gli ingredienti sopra staranno bene l'uno con gli altri. Comunque sembra restare nella pizzeria del quartiere. Quella pizzeria che dici, io vado sotto casa, comfort,
comfort vado là. Mi dà proprio st'idea e devo dire che è un bel punto a favore. Prima di tutto testiamo Sua Maestà la Margherita. Allora, comunque dall'impasto è super lievitata, super morbida. Questa è la tipologia di pizza che mi piace. Non si è sciolta benissimo. Né un cazzotto in bocca l'impasto, cioè molto leggero, è buona, indubbiamente. Non eccelle in niente, però ti dà quell'idea di sapore di pizza fatta proprio nella pizzeria sotto casa. Forse. Da quando è che è un problema? No, no. È una signora pizza, è vero, c'è ragione. A inizio, non so, forse perché... Ah, è che siamo di rompicoglioni, è quello il discorso. Sono niente di rompicazzo, chiedo scusa ragazzi. È la pizza gatò. Okay. È il gatò di patate, però con un po' di prosciutto. Che dalla carta madre. Dalla carta mangione, il gatò. È un po' una rivisitazione della pizza fiocco napoletana. Questa è quella che mi spiega di più. Però quanto cazzo di formaggio sopra. Sta già un po' stanca. È una versione buona, deve più sulle patatine. Vabbè, ma scusa, come fa a essere cattiva la pizza con le patate? Carbo su carbo. Molto tanto più piacevole. Io sono innamorato dell'impasto. Cioè, questo impasto lo voglio, è veramente buono. Questa, molto più buona della pizza alla mozzarella. Questo prosciuttino. Vero? Questa è l'ultima. Ria. Anguilla, pomodoro san marzano, pecorino sardo. Che quella sguiscia proprio. Datterino grigliato e menta. Questa è la pizza Natale. Io ho un po' paura del pesce sulla pizza. Vediamo se sto pezzo. Avevo messo il pesce sulla pizza. Stavo bene senza. Anch'io. La pizza col gatto delle patate era perfetta. Perché ho dovuto prendere col pesce sulla pizza? Che cazzo è? No. Lasciamo perdere, no? Tu comunque veramente mangi sasso. Cioè tu devi stare stendendo mangi a te il vetro del bicchiere di che buono. Ma aspettavo di vento, cioè come... No. Secondo voi quanto abbiamo speso per due acque e tre pizze? 40 euro. 45. 43 euro. Però se ci pensate tanto. Tre pizze 43 euro. Cioè la margherita sa 10 euro. Buona, Non per tanto carità. Di quartiere. Non tanto di quartiere, ecco. Capisco perché i suoi premi, perché l'impasto merita. Su quello che vi posso dire che è leggera, adesso andiamo in un'altra pizzeria, sto tranquillo. Sì, buon impasto. Mangerei un'altra tre pizze, esatto. Però non è la migliore pizza di Roma. Allora, c'è da stare Leonardo a cena, ma non è riuscito perché sta ancora a Campobasso. Sai, il prossimo posto è particolare. Se io ti dicessi trapizzino. Buono. È buono. Sì. Lo sai chi l'ha inventato? Tu. Italia, immagino. Bravissimo. Che si chiama? Stefano Calligari. Già lo sapevo, so che sapevi, però t'ho anticipato. A parte ad aver inventato il trapizzino, che è geniale. Cosa più importante, ha avuto anche delle pizzerie, Sforno e un altro posto in cui facevano pizza al taglio. Ma dovete sapere, tu e loro, che quella che si avvicina di più a una pizza napoletana, o almeno questo è il paragone, ma non è una pizza napoletana, è Pizzeria Tonda. Mi sembra strano, se scrivi pizza tonda te esce lui. Pure qui abbiamo tanti premi. Non è che vendono sti così, cioè ti regalo. A vedere pure questa è abbastanza spartana. L'unico problema è che, come avevamo detto, è finito l'impasto della pizza. E niente, è andata così, la pizza se la abbiamo domani sera. Lei la prima volta lo prova, forse a Milano una volta, sì, però. Sì, però non me lo ricordo tanto. Questo qui è l'impasto della pizza, l'angolo tagliato. Amato. Io ho preso polpetta al sugo, con la cacciatora e lui lingua con pesto. Non c'entra niente col video, quindi ci vediamo direttamente domani sera, quando tornerò qui con i miei genitori. Dovevamo uscire in posto per andare a cena, verremo qua. Per me sono passate 24 ore, per voi pochi secondi. Ci riproviamo. Emily in questo momento sta alla cena di compleanno con i suoi. Emanuele lavora, quindi mi sono ritrovato Leo. Sono il nuovo Emily. E in più ci sono i miei genitori dietro che mangeranno. Rieccoci da Pizzeria Tonda. Quali sono le top 3 più vendute? Allora, sicuramente Arrabbiata, Spilinga e Tropeana sono le tre classi, le tre speciali, diciamo, pizze più vendute. Altrimenti delle classiche, se parliamo di pizze classiche, la Margherita con Bufala, per il resto la Margherita classica e la Margheritissima sono le tre grandi classiche pizze. Allora prendiamo la Margherita normale, perché è da lì che se la pizza è buona. Poi prendiamo Tropeana, Arrabbiata e Spilinga. Questa è la Margherita di Calligari. L'abbiamo già tagliata, infatti la mozzarella si è un po' sparsa tutta. Un po' troppo cotta secondo me. Però tocca vedere. Ci sta un sacco di mozzarella. Ma proprio tanta mozzarella. Sono curioso. Molto più vicino a una pizza romana che a una pizza napoletana. Anche il gusto è molto lontano dalla napoletana. Questo è un po' pesantino. Sembra quasi non lievitato abbastanza. Nell'insieme si fa mangiare. Ma sappiamo che Pizzeria Tonda non punta la margherita, ma le combinazioni delle pizze che noi abbiamo ordinato. Senti odore. Cipolla. No, scorza di limone è fortissima. Ora io c'ho solo paura. C'è l'olio, c'è nel nocciolo. Come fai a mangiare l'olio con il nocciolo? Scusate.
Ok. La stai dinocciolando? Ah, se è bella è bella. Hanno come idratazione un litro d'acqua ogni chilo e mezzo di farina con circa 28 ore di lievitazione. Mi piace un botto. È buona? Certo. L'impasto per me ancora perde un po', ma insomma sono molto 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 buoni. Il limone non si sente troppo? Si sente abbastanza, è giusto. 7. Ciao, molto piacere. Giovanni. Stefano. Molto ma piacere. Tu fai 140 kg manca bassa. Solo con 140, non 150. Stefano Gallieri mi ha fatto i complimenti per la panca piana. Minchia zio. Comunque ho capito tanto da come fanno le pizze. Ne metto veramente tante in forno, c'è veramente tanta gente, il ritmo del lavoro è grosso, quindi si cuociono un po' di più. Ho visto che come l'ha gestita, c'è la catena di lavoro, ma c'è tanta tanta roba stasera. Abbiamo trovato una sera piena, ragazzi. Quindi dovete sempre considerare questa cosa. Quando stai in un ristorante, se notate che la pizza è troppo cotta, c'entra tanto il fatto che è pieno il ristorante, c'è una mole di lavoro infinita e quindi il forno fa su e giù, su e giù, su e giù e diventa più complicato da gestire. Madonna, aspettami. Questa è più soft and crunchy. È stata cotta in questo lato, molto meno. Già la cottura è più di mio gradimento così. Allora, il sugo vi dico già che è bello piccantoso. Arrabbiata. L'arrabbiata. No, non mi fa arrabbiare. Impasto quella prima, eh. Ma quanto cazzo è buona questa. Di tutte e tre le pizze di questo video, questa attualmente ha vinto. È una 10? È un 9. Ti fa venire voglia di mangiarti veramente 10 di questa. Buono, l'impasto è anche un po' più cotto di quelle delle altre, un po' più rigido, ma è troppo buono il condimento. Ed ecco la squadra alla spinta. Ma su questa abbiamo toppato un po' la cottura. Come ho detto, la serata è quella. Comunque, patate, di nuovo olive. Di nuovo col nocciolo. Di nuovo col nocciolo, poi sta anduia. Pesante. Il confronto quella di prima è perfetta. Comunque, però in questo caso abbiamo il gusto che piace a me. Tra tutte la metterei seconda però. Allora, non ho voluto riprendere perché mi è piaciuto fare la chiacchierata con pizzaiolo, con un caposaldo della cultura culinaria romana. Abbiamo parlato con Stefano Calligari, ci ha spiegato un pochino perché di determinate cose che la cuociono un po' di più, perché preferiscono fare magari l'errore di avere la pizza un po' più bruciata magari, però che te mangi una pizza ben cotta. Ha specificato questa cosa, io ho apprezzato. Poi ci ha spiegato anche il fatto che l'impasto, lui fa l'impasto come lo facevano tanti anni fa a Napoli, lievita tutta la pasta e poi fa le palline, quindi diventano irregolari, anche per quello le bolle che vedi di fianco, e anche per quello io ho apprezzato. Lui ha detto a me mi piace così, perché devo cambiare, sarò bello. E comunque trapizzino 2 serie su 2. È tosta decidere qual è la pizza migliore, perché come ho sempre detto la pizza è tanto quello che ti piace in quel momento. La pizza va a gusti. Qui dentro c'hanno sempre un sacco di gente, perché la gente gli piace sta pizza, la gatta mangiona, se fanno le pizze in quel modo e sono famosi e vincono i premi, ci starà un motivo. In questo momento non mi sento in potere di poter dire la mia, dico già questa cosa, però vi posso dire che a mio gusto personale quella con l'arrabbiata di Stefano qui da Tonda ha vinto, cioè proprio era proprio troppo buona. A me l'impasto con quegli ingredienti ha spaccato. E anche la pizza di Angelo Pezzella, che se volete una napoletana a Roma andate lì, cioè stanno a parlare di pizzerie contro coglioni. Ma alla fine hanno battuto dei quintili. Lo sai che forse questa sì, quella, cioè, l'arrabbiata. Quella l'arrabbiata, solo quella. Prima di chiudere il video vi dico una cosa: mi piace sentire le storie. L'abbiamo fatto con Chris Bianco, l'abbiamo fatto con Vito Iacopelli, l'abbiamo fatto adesso con Stefano Calligari, che ho sentito un po' la sua storia. Vorrei tanto che il mio canale si evolvesse nella direzione delle storie sul mondo della cucina. Comunque, se l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, come al solito, lasciate un bel like, un commento secondo voi qual è la migliore pizza e se mi sono persa qualcuna per Roma. Scrivetela qua sotto nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.